Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in Salute. Questa sera parleremo di un tema un po' particolare perché parleremo di riabilitazioni estreme della bocca, quindi qualcosa di veramente di specialistico di ciò che riguarda proprio la chirurgia della bocca e dell'odontoiatria. Io do subito il benvenuto al nostro ospite di questa sera, il dottor Corrado Palmas, odontoiatra e esperto in riabilitazione della bocca, soprattutto fondatore dell'omonimo istituto Riabilitazioni Estreme, che è in Moldavia e in Romania. Eccolo con lui collegato dall'estero. Grazie a voi, grazie dell'invito. Benissimo, dottor Palmas, allora, insomma, c'è subito incuriosito il termine chirurgia estrema, o meglio, riabilitazione estrema della bocca. Ecco, a cosa si fa riferimento esattamente? Riabilitazione estreme della bocca si intende una categoria di trattamenti protesici e chirurgici che sono veramente in un ambito iperspecialistico della medicina e della chirurgia dentale. Possiamo anche definirla chirurgia ormai maxillofacciale perché sono tipi di interventi che il più delle volte vengono eseguiti proprio in sala operatoria, anestesia generale, quindi con anestesista rianimatore di fianco che aiuta l'equipe che esegue questi interventi durante la fase chirurgica nel portare avanti l'intervento senza troppi intoppi, troppi blocchi da parte del paziente, che quando si trova invece magari in stato di dormiveglia, sveglio, potrebbe inficiare poi sull'intervento stesso la qualità e la riuscita dell'intervento. Quindi parliamo di pazienti che hanno perduto completamente i denti per gravi incidenti, come per esempio incidenti stradali, pazienti che sono in stadi terminali di malattia parodontale, quella che un tempo si chiamava piorrea, o sempre più spesso ormai pazienti che sono già stati operati da altre equipe chirurgiche, magari che hanno commesso degli errori di progettazione, di pianificazione, oppure semplicemente lavori che non sono stati mantenuti correttamente, quindi ci ritroviamo a reintervenire su pazienti che già sono andati sotto i ferri. Un po' se potessi fare l'esempio della chirurgia plastica, ci sono chirurghi che intervengono per esempio sulla rinoplastica primaria che viene fatta sul naso storto, se però poi dopo la chirurgia l'intervento fallisce, non so se vi ricordate Michael Jackson per esempio, chi interviene dopo deve adottare delle tecniche di chirurgia secondaria, terziaria, deve reintervenire su dei casi che già sono si sono sottoposti a chirurgia però fallimentare, quindi casi più avanzati. È come una curva gaussiana, abbiamo da un lato le cose più semplici, dall'altra le cose più difficili. Più si va verso le cose difficili, più ci troviamo nella iperspecializzazione. Interessante questa cosa, insomma, proprio una cosa iper specialistica, cosa che ci fa veramente piacere, anche perché insomma è un po' il tema della nostra trasmissione. Ecco,